che abbiamo bisogno di guerrieri per l'ambiente, per il sviluppo sostenibile e per un'amicizia tra i nostri popoli. E credo che anche noi in un certo modo siamo guerrieri. Abbiamo fatto la lotta contro il populismo, contro la xenofobia, contro il razzismo, per essere più uniti. Dopo questa lotta di emancipazione siamo più collegati, facciamo più business, abbiamo più imprenditori, abbiamo più scambi della cultura e oggi abbiamo anche un parco della Puglia qui a Tirana. Abbiamo pensato con un altro grande italiano moderna, Stefano Boeri, di questo bosco orbitale che circonda Tirana, non come il bosco verticale a Milano, però bosco orbitale che circonda Tirana con un muro, però non un muro che isola la gente, un muro permeabile di verdura. E adesso con questa bellissima donazione di 3.000 alberi, adesso e un'altra 1.000 al marzo, abbiamo un gioiello della Puglia qui a Tirana. Questa giornata meravigliosa che realizza un'idea del sindaco di Tirana, che vuole creare, credo, uno dei più grandi boschi piantati dall'uomo d'Europa. Milioni di alberi donati da tutti gli amici dell'Albania. E qui siamo in mezzo agli ulivi, che l'ulivo è il simbolo della dieta mediterranea, di un modo di produrre cibo in modo tale da produrre salute. In questo l'Albania può fare tantissimo: migliorare la salute delle persone, ridurre i costi della sanità, ma soprattutto far stare meglio le persone. È una cosa che può creare business, può creare impresa, può dare a noi un territorio comune nel quale lavorare. Il bosco che stiamo piantando attorno a Tirana avrà 3.000 alberi pugliesi. Chi sta facendo questa operazione è l'ARIF e il suo direttore Mimmo Ragno. Abbiamo accolto con gioia l'iniziativa del presidente, abbiamo ricostituito questa fratellanza, diciamo così, sia ideale e anche materiale in questo caso, rimettendo in comune queste piante che originariamente facevano parte di un unico ecosistema.